Non è su di Lecce, quello che sta cercando di fare è di attivare una serie di intelligenze da una parte e dall'altra quella di richiamare gli intellettuali, quelli che sono interessati, gli intellettuali, gli autori, gli artisti in generale, a una attività che a Lecce, non per colpa, non ho più l'età per dire la colpa di questo o di quell'altro, si fanno le cose, poi se si sbaglia ci si corregge. Quindi il tentativo è forte, e in due anni questo tentativo che si sta facendo ha prodotto notevoli situazioni. Intanto ha creato un interscambio fra delle persone. Quindi io sono contento che si faccia anche questa presentazione di Giuseppe Carini, del suo libro Sette Passaporti. Terza considerazione: Giuseppe manca da Lecce, se non sbaglio, da Lecce, da Gallipoli. Per 10 anni. Sono mancati 10 anni, dal 2004 al 2014. E vabbè, quindi questi 4 anni? Gli ultimi 4 ho fatto un po' avanti e indietro da parte. Ho capito. Lui è non un banchiere, ma un bancario. Ex bancario. Pure, perché? Sì. Perché quest'estate avete ancora fatto? Quest'estate. Ex bancario. Che è successo? È successo che cambiamo tiro. La gabbia non era stretta. Infatti. Ma lui è giovane, se non matura la pensione. Già maturato. Io ci ho dovuto lavorare quanto. No, non che me la diano, ma infatti non me la danno adesso. Infatti, però magari 6 mesi un giorno, evidentemente ha maturato la pensione. Sì. Sono ignorante in questa materia. Poi il governo deciderà se e quando erogarla, però. Che cosa? Quindi ti avremo il mio amico. Sì. Anche perché per il papà adesso stava da lì. Sì, io infatti non conoscevo, se non in questa occasione, Giuseppe, perché conoscevo Gianni, suo padre, che è un intellettuale importante per me, proprio veramente importante, amico di Luigi Sansò, cioè un intellettuale serio che non ha fatto chiasso. E con Gianni mi conosco da 40 anni, diciamo. E per cui ecco, poi è spuntato fuori. Quando parlavo con suo padre, mio figlio sta a Parma, dobbiamo andare a suo padre, suo padre è venuto a mancare qualche anno fa, mio figlio, cioè questo figlio che avevo un po' mitizzato perché Gianni me ne parlava, anche suo padre, ne parlava con come se fosse chissà chi è. Poi l'ho conosciuto. E in realtà l'ho conosciuto attraverso questo libro. La prima cosa che ho fatto è stato, io ho scritto un libro. Dalla tua introduzione, tu a un certo punto di questo libro dici che non ho capito bene se ce ne sono già altri. Sì, come spiegavo alla signora qualche minuto fa, è la prima volta che pubblico un libro, e dunque per me ho scoperto in questa occasione come funziona. Lo scrittore scrive e l'editore sceglie. Mi hanno imposto di scorporare l'ultimo racconto che avevo realizzato, che volevo includere in questo libro, che è relativo a un viaggio che ho fatto in Afghanistan, perché è più lungo e perché lo vogliono presentare come singolo racconto. Quindi il prossimo, in autunno, uscirà un altro libro, però soltanto però, ripeto, precedentemente a questo, pubblicati, stampati. No, niente. Perché a un certo punto nella tua introduzione c'era questo passaggio che te lo volevo chiedere. E un'altra cosa che è importante per me, leggendo il libro, avete già sentito Afghanistan, e questo si tratta solo di una micro parte di tutto il materiale che Giuseppe ha prodotto. Poi il console per Turin Incredibile, Mario Giangrande, dirà quello che lui ne pensa. Ovviamente io sono un lettore di libri e uno scrivitore, non uno scrittore. Scrivitore era il termine che con Verri avevamo scoperto, perché quando facevamo tutti i giornali che abbiamo fatto, un po' Pensionati di Saraceni, Scrap, che ho fatto questa una decina, Caffè Greco, tutti i giornali che sono durati 2 anni, ma perché nella testa. Cioè, lì, ovviamente nella redazione, c'era chi diceva no, ma Maurizio tanto non sa scrivere,
Allora, per evitare il vermine, per evitare che superare la, diciamo, l'ostacolo di chi all'interno della redazione diceva no, ma lui non fa il coordinatore di tutti quanti noi. E quindi infatti risulto sempre coordinatore. Allora Verri invece che diceva, no, tu scrivi. Era una volta XX, un'altra volta, però scrivitore, ecco, lo scrivitore. Quindi io amo leggere, è uno dei miei vizi che mi porterò nella tomba e quindi mi porterò un centinaio di libri. E quando Giuseppe mi ha detto cosa che ha fatto è di mandarmi la mole di viaggi, di trascrizioni di viaggi in file. È spaventoso. Questo sono 400 pagine, cosa del genere. Quindi è il leggere, sai, sul monitor è un po' più difficile, però io l'ho letto. Quello che mi ha sorpreso, ho letto soprattutto due volte il ritorno a Gallipoli, non il ritorno di questo libro, ma il ritorno a Gallipoli, complimenti, è molto bello. Non sono tutti gli aspetti, diciamo, monumentali, architettonici, ma ne parliamo un'altra volta, questo, magari a Gallipoli. Due cose, e poi passo la parola a Mario. La prima, poi dovrai parlare tu di questo. Siamo più a posto. Di questo libro. Tanto Davide ti riprende.
però fai di tutto per non trovarti in quelle situazioni. Quando faccio certi tragitti in barco, in macchina, non è che vado da uno e dico quanto vuoi per portarmi? Si parlava prima dell'Afghanistan, adesso faccio un po', diciamo, vado un po' contro me stesso, però vi racconto una cosa che, di cui ho scritto e che pubblicherò. Cercavo qualcuno, sono stato due volte perché la prima volta nessuno mi voleva portare nelle zone dei talebani, dove ci sono i papaveri da oppio. La seconda volta mi sono impegnato per trovare qualcuno che mi ci portasse. Erano tre le persone che mi erano state consigliate, il primo non mi ci ha portato. Il secondo mi era sembrato una persona seria, no, il terzo una persona seria. Il secondo io gli scrivo via mail, ma è pericoloso, eh? E quello mi risponde: a chi ha il cuore pulito, il Dio lo aiuta. Ora voi immaginate se questa è una persona affidabile, no? Io mi trovo magari davanti ai talebani, io ho il cuore pulito, lasciatemi andare. Quindi, a parte il fatto che chi ce l'ha il cuore pulito, però insomma, riflettevo su questa cosa. Invece la terza persona mi ha detto: sì, è pericoloso, però noi osserviamo certe precauzioni, di cui poi ho scritto, e comunque premesso che se io subito dopo che la situazione è, torniamo a Kabul, non ti restituisco i soldi e via. Accetti bene, se vuoi andare così. Quindi per dire, cioè uno fa di tutto, poi purtroppo... Ponderabile c'è sempre. Cioè io penso che ognuno di noi no, abbia visto, se non sulla propria pelle, anche su altri conoscenti, eventi sfortunati che... Alzo la domanda. Sì. I soldi dove te li metti? Ah. Oppure vai nelle banche a fare... Ah, essendo bancario lui conosce i sistemi per poter usare il banco... Tutto online. No, i soldi... Tutto online. Tutto online, no? I soldi li porti in tasca, addosso, in maniera... Non molti, sì. No, perché, Davide, se stai in un posto particolare, come guarda che lui scrive addirittura che andrà anche quanto le montagne, dove arriva da... Ma la cosa che io vorrei rimarcare è che tutti poi mi chiedono, no? Ma tu è pericoloso, io ce li garantisco. I soldi dove ci sono, ma tengo addosso. Ma al di là di questo, io vi garantisco che nel 95% dei casi, tantissimi posti che la fanno si chiama la televisione, cioè non credete a quello che dicono. A Kabul, sì, capita la volta che fanno un attentato in Amitabha e muoiono 80 persone. È vero, ma non è così tutti i giorni, ne fanno 3 all'anno, gli altri 362 giorni, voi potete andare in giro tranquilli, ripeto, non di notte, io non andrei in giro con una rivista pornografica, se ti prendono ti ammazzano, io non andrei mai a dire a una donna buongiorno signora, ti ammazzano, ma se tu vai in giro rispettando la cultura locale e non crei problemi, tu a Kabul, a Islamabad, Baghdad, puoi andare in giro tranquillo. Certo, sono luoghi in cui si può verificare un'esplosione fatale, ma tu lo sai, se no non ci vai, se hai paura di quello. Però non è la televisione, come guardate il fatto della spazzatura anche a Napoli, no? Cioè Roma è messa molto peggio, se qualcuno di voi l'ha visitata entrambe, se ne è reso conto. Qualcuno dice mai niente di Roma? Niente. Quando i tifosi di alcune squadre di calcio combinano qualche casino, non dice niente nessuno. Se lo fanno quelli i tifosi delle squadre meridionali, sono i meridionali che vanno. Io ricordo come a Parma i napoletani arrivavano, sfasciavano una vetrina, i Terroni, i Bossi, parliamo degli anni 90. E altri tifosi andavano, i tifosi di altre squadre, ne combinavano con botte, aggressioni, danni veramente ingenti. E sono cose che succedono. Cioè la televisione, i media hanno il potere di farci credere quello che vogliono farci credere, che poi il 10% sia vero è un conto, ma se io ho visitato tanti posti e sono tornato senza problemi, non è perché sono Rambo o sono più dritto degli altri, non è così, ma perché i rischi sono notevolmente inferiori rispetto a quello che si dice, io questo ve lo garantisco. Anzi, è proprio il contrario, come diceva Mario, in Birmania, ma in tantissimi altri posti, proprio dove la situazione è più grave e dove è più difficile vivere nel quotidiano, la gente è ancora più vera. Io, la mia nonna, prima di morire, ma tante persone anziane, compreso mio padre, mi raccontano che a Gallipoli prima c'era questa frase: ne potevi uscire, lasciavi la chiave sulla porta. Io oggi a Gallipoli conosco tutti i vicini, non lo farei, perché l'evoluzione, i cambiamenti, il turismo di massa, i problemi che ci sono, che ci hanno resi tutti più cattivi,
io ho più paura di andare in giro in certi posti che in tanti altri. Vi faccio proprio un esempio, poi se no perdiamo troppo tempo. Con un mio amico ero in Norvegia, guidavamo la macchina, Norvegia, quindi disoccupazione 0%, ricchezza assoluta, non c'è sovrappopolazione, eccetera, criminalità bassissima. Eravamo nel mezzo di niente, non c'erano cartelli, fermo la macchina perché vede un signore seduto in casa sua. Non c'era il cancello, era proprio libero che l'accesso alla sua proprietà, quindi anche questo indica che, figurate voi, se da noi magari uno lascia libero l'accesso, ti pregano di quantomeno di aranci. Vabbè, insomma, entro gli dico escusi, perché la domanda effettiva dove gli dico escuse, e quello mi fa, si alza in piedi, mi guarda e mi fa privato, come per dire questa è proprietà privata, mica ti sto rubando niente. Poi andate in giro nelle zone dei talebani, nei villaggi da cui prendono i mujahideen, quelli che a 16 anni vanno a sparare ai soldati della coalizione internazionale, viaggerate lì con la macchina fotografica, sempre con un atteggiamento rispettoso, non che vi mettete a fare quello, e tutti escono dai loro tuguri, perché senza offesa non sono case, sono tuguri, ed è una lotta, e non parlano inglese, tu non parli la loro lingua, è una lotta a chi ti ospita a casa, e questo succede in tutti i paesi del Medio Oriente, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, eccetera, eccetera. Allora, quando racconti queste cose, la gente o non ti crede, oppure, come a me dicono, te sei uno che ha bisogno di emozioni forti, te sei uno capace di chiacchiere, non è così. E io esorto tutti, lo so che non ci credete, io lo so, ci credo, non per tanta gente, ma se voi andate, questa esperienza farete. Se quella gente, ma anche nel sud-est asiatico, negli arcipelaghi della Polinesia, cioè, se la gente percepisce questo vostro rispetto, questa vostra umiltà, voi, io come i soldi, come ho fatto, io lo dico sinceramente, mi crediate o no, in tantissimi posti non ho speso né per mangiare né per dormire. Non parlo di hotel a 5 stelle, parlo di là, le persone dormi, che tu dici, questo mi uccide stanotte, questo mi invita perché poi stanotte mi taglia il collo e mi ruba la macchina fotografica. E invece è così. È chiaro che va fatto con grano salis, no? E una volta ero in Libano con la macchina in affitto, sulla strada c'erano tre ragazzi, quelli là erano tre delinquenti, quelli ho accelerato e poi li metto sotto, cioè poi dopo non è che uno insomma, no? Però in generale sono situazioni, questo è il tipo di situazione che va incontro al viaggiatore, che il gruppo con la guida, con la bandierina, non vedrà mai. Voglio dire una cosa, guardate, questo giovanotto è di tempo. Io conosco Lecce, Alessandro, Maglia, sono paesi nei quali ho insegnato per tanto tempo. Per tanto tempo. No, non si sente, si sente. Per tanto tempo. Ma in questa città, ma non perché anch'io sono originario di Gallipoli, vanta un'infinità di viaggiatori. Cioè, che neanche gli stessi gallipolini a volte conoscono, a parte che lui, nel suo bellissimo capitolo dedicato alla sua città, perché lui è nato lì, ma per esempio un Bernardino amico, nessuno sa chi è, un grandissimo viaggiatore del 500, gallipolino, che è monaco, che dopo l'ultima crociata gli affidano il Santo Sepolcro. E lui scrive uno dei libri più belli del 500, attenzione, che è famoso questo libro, ma non gira, non si vede perché è stato scritto. Un altro è Giovanni Battista Crispo, che si gira tutta la cosa. Un altro è il Galateo, tu lo citi, o citi Desiderio di Apice, citi questa cosa in quel capitolo. E questa anima, cioè il Gallipoli, l'ha detto prima lui, attenzione, cioè lo ha detto tra le righe, se è andato per esempio come è andato a Bangkok e qualcuno di Bangkok gli ha chiesto di dove sei, Gallipoli non ha risposto, avrà risposto sicuramente Gallipoli, non ha risposto italiano, leccese, salentino, no, Gallipoli, è una cosa strana, è un po' come Napoli. Cioè il Gallipoli si è dato, non dicono sull'Italia, cose di questo. Perché ho fatto tolto la parola per un attimo per fare questa espressione? Perché negli ultimi tre decenni, diciamo, conosce la storia, non so se questa storia
mi pare di averti dato il libro di Stefano Medvedevich. Altro pazzo, non che di altro pazzo significa che lui è un pazzo, per me è un po' così strano, perché vabbè, voglio conoscerlo, perché tanti anni ho conosciuto il suo padre e sua madre, ma lui mi è sfuggito e devo conoscerlo invece. Quell'altro pazzo di Stefano Medvedevich, un uomo a 63 anni, con un diabete che gli arriva alle stelle, 65 forse, 63-65, non so, ma tu non devi avere malattie. Però, non lo so, non ci penso, non faccio l'esame del sangue. Bravo, pure io, ormai sono 50 anni che non faccio l'esame del sangue. Allora, a un certo punto, c'è questo Stefano Medvedevich, lo dico solo all'inciso e poi ti passo la parola, con un re, con una moglie e un figlio, con il diabete altissimo. Cioè, da quando io lo conosco negli ultimi anni, 27.000 km con una Vespa, 150 la gamba, esiste una Vespa 150? Con una Vespa 150, 27 km, tutta l'Africa. In più, in mezzo ai gorilla del Congo, gorilla, quelli che sparano, quelli dietro. Cioè, ecco perché io faccio queste domande scene un po', no? A Giuseppe, gli dico, ma sono i soldi dove te li metti? Quest'altro pazzo, l'anno scorso, lo vedo arrivare a casa mia, questo vespino, perché a me sembra un vespino, non è una cosa, senza bagagli, senza niente. Dice, ah, ciao Maurizio, ti saluto. Erano le 5:30 di mattina, 5:30, poi si vengono qua. Dice, sì, dove stai andando? In Siberia. Una Vespa. Con la Vespa. Com'è? Con la Vespa. Con la Vespa. Ma tu devi vedere, Beatrice, 27 chilometri. Cioè, ha fatto un libro, perché poi ovviamente io spingo perché facciano un libro, scrivono perché sono imprese incredibili. Con un sacco a pelo, che poi quei sacchi a peli, quelli manco con un pelo io, senza pelo, e con una tendina. Ma poi soprattutto di quelle e le medicine, le cose, uno dice c'è una riserva lì nella Vespa. Cioè, ha fatto per esempio altri 30.000 chilometri, perché è partito da Berlino, è passato di Lecce per farmi questo, e poi è andato a Vladivostok. Da Vladivostok i cinesi non gli hanno dato il permesso di attraversare, e quindi si è fatto tutto da Urugia. Ma io dico che sono un po' pazzi, però no, Giuseppe non mi sembra proprio una persona molto gabbata. Un'altra cosa che voglio dire, nei capitoli di questo libro, come lo metti? Come lo metti, in che senso? Come prezzo? Ah, se qualcuno lo vuole 18 euro. No, è così proprio pieno, lo vuoi per me. Diciamo, facciamo un piccolo sconto, secondo me. Allora, cioè, in ogni capitolo di questo libro hai messo degli esempi, no? Delle citazioni. Perché lo dico questo? Per dirvi, e poi ecco, su questo vorrei che intervenissi. Ma prima lo hai citato Tolstoi, hai citato Victor Hugo, che ha tanto a che fare anche con la nostra città, ovviamente. Ti chiedo, cioè chiedo, dico, non è un semplice viaggiatore, esempio, non è un semplice viaggiatore, non lo so dove lo fa, perché in banca non puoi farlo, o non potevi farlo, in banca non ti potevi permettere di leggerti un romanzo, no. Cioè, dalla lettura di questo libro si evince una conoscenza letteraria non modesta, diciamo. Non voglio dire discreta, ottima, eccellente, ma non modesta significa che ha questi agganci letterari che non sono solo episodici. È la domanda che ti faccio. Che tipo di background, che tipo di retroterra c'hai su questo piano? Perché poi ovviamente la tua ansia, no? Io penso che tu continuerai a viaggiare, questa tua ansia ti proviene anche da questo bagaglio culturale che hai? Hai letto molto? Buonasera. Dipende molto, certo, da quello che ho letto, sì, però la mia ansia è congenita, quindi ce l'ho da sempre.
le letture hanno aiutato, hanno un po' alimentato e hanno offerto degli spunti. A me per esempio piace molto, al di là dei classici, è piaciuto molto leggere Kapuscinski, Claudio Magris, Monica Bulai, quindi insomma gente che ha viaggiato, che ha scritto dei propri viaggi e che chiaramente non può non essere da stimolo. Poi mi piace molto la storia, è sempre piaciuta sin dai tempi della scuola, quindi leggi della seconda guerra mondiale, vai in Giappone, vai a visitare il Parco della Pace, Hiroshima e Nagasaki, ti informi un po' e scopri da dove sono decollati quegli aeroplani, ti rendi conto che l'isola è lì vicino, però quando sei in Giappone devi tornare in ufficio il lunedì, però dici aspetta che quasi vado, sai magari un'altra andiamo volta a vedere la pista e quindi l'altra volta poi ci vai e poi il viaggio è così, tu pensi sempre che finisca quando hai finito quel viaggio lì, invece quello è solo una testa di ponte per l'avventura successiva, perché tu sei lì che aspetti una coincidenza, incontri uno che non vedrai mai più, non ti ricordi manco come si chiama e ti dice sei stato lì, ma guarda vai lì, poi incontri un altro, così tu hai visto un posto e torni che ne hai 10 altri da vedere e non finirebbe mai. Io ieri ho letto sulla Repubblica che nel 2022 ci sarà l'hotel spaziale che potrà accogliere i turisti. Pensato di andare... No, costa $800,000, non è possibile. No, 10 milioni. Ah. Un viaggio di 12 giorni, $800,000 al giorno. Ah, ecco, allora meglio ancora, 10 milioni. Non lo so, 10 milioni. Quindi non è... quello sarà un po' difficile. Però, cioè, gli stimoli sono infiniti. Io, per descrivere me stesso, utilizzo una frase che ho sentito una volta in banca, c'era una cliente delle Filippine. E io le chiedevo, non c'era ancora stato quando l'ho conosciuto tanti anni fa, le chiedevo informazioni del suo paese. E lui disse, ma com'è? È veramente così bello, sono veramente così belle le Filippine. Lei, parlavamo in inglese perché non parlava bene in italiano. E lei disse una frase che per me è la mia, come dire, la mia attitudine verso l'esistenza. E lei disse, mi guarda, quando io le chiedo se le Filippine sono belle, mi dice, nelle Filippine ci sono 7.000 isole, e mi dice, 7.000 islands, e mi dice queste due parole, che per me sono, cioè, mi hanno proprio trapassato il cuore, dice endless possibilities, cioè possibilità senza fine, infinite, no? E così è viaggiare, tu puoi essere ricco, 10 milioni di euro, fa quello che vuoi, tanto le possibilità saranno sempre infinite, non ce la farai mai, ma se campi 5.000 anni sei l'uomo più ricco del mondo, quindi cioè gli stimoli vengono dappertutto, dappertutto. Vuoi farti delle domande, tecniche che possono interessare il nostro... Poi andiamo piccolo pubblico. Sì. Ecco. No, i tuoi viaggi, che sono, io considero, viaggi un po' estremi, come riesci a mangiare perché molto raramente la fai con i ristoranti a 5 stelle quando fai questi viaggi, come riesci a mangiare le loro qualità del loro cibo, che lascia molto a desiderare, almeno dal punto di vista occidentale. E cucinano con delle spezie così piccanti quando ti va bene, oppure altre spezie che io non so più mai, i miei viaggi, le difficoltà che ho sempre trovato, proprio del mangiare, ma non è che non si viaggia perché il mangiare non mi piace, io sono convinto che se non riesce a mangiare in locale, questo che devo proprio a te, uno sta di giù, va bene ogni tanto. E poi buono. Abbiamo tante di quelle riserve che un viaggio si può fare anche, non dico senza mangiare o quasi. E poi un'altra questione tecnica. Quando noi abbiamo nel sito del Ministero degli Esteri, un sito in cui uno si registra in modo che il Ministero degli Esteri sa dove tu stai, dove tu sei in quel momento, per eventuali avvisi, eccetera. Tu prendi questa precauzione come generalmente si fa, o ti senti così libero da non comunicare a nessuno o quasi a nessuno, se non ai tuoi familiari, dove stai andando? Parto dall'ultima domanda. No, ma non l'ho mai fatto perché non ci ho mai pensato. E quando ho scoperto che c'era questa possibilità, semplicemente penso che se le cose vanno bene non ce n'è bisogno. Se le cose vanno male chiedono il riscatto, quindi lo vengono a sapere tutti dove sto, per cui in ogni caso non ce n'è bisogno. Per quanto riguarda il mangiare, una domanda che mi fanno in molti e che mi ponevo anch'io prima di partire, perché
perché io non sono uno che mangia come varietà diversi cibi, ma in tanti posti del mondo, essendo poi spesso tropicali, è facilissimo reperire sia frutta che pesce. E io mangerei frutta e pesce fino alla fine dei tempi. Il problema è che lo sanno cucinare il pesce, almeno dal nostro punto di vista. Sì, beh, a me piace molto il pesce crudo, negli arcipelaghi del Pacifico è diffuso proprio tantissimo, per cui così. La frutta è abbondantissima, poi io a pranzo praticamente non mangio, perché altrimenti se mangio a pranzo perdo 4 ore, mi fermo, poi mi viene sonno, eccetera, eccetera, e quindi non mangio. Mangio poi la sera, alle 8 di sera. Quando posso, nei paesi civilizzati, vado nei ristoranti italiani, lo so, lo confesso. Indegna, però talvolta sono buoni, talvolta sono buoni. Io ho 2 o 3 ristoranti italiani di riferimento in giro per il mondo e quando ci vado ci do. Sì, adesso è molto migliorato, l'invito italiano all'estero è molto migliorato. Perché poi ci sono gli expats, no? Cioè, ci sono gli italiani che vivono lì, per cui cucinano proprio l'italiano. Se no, me la cavo, tante volte l'ho anche scritto, non so che cosa ho mangiato e va bene. Beh, questo è tipico dei paesi che tra di noi, diciamo, gli amici che viaggiavamo insieme, cioè, ma questo cos'è? Pollo, poi se era serpente. Sì, sì, infatti. C'è pollo, si mangiava pollo, perché eravamo tutti a mangiare pollo. Quindi alla fine, diciamo, è anche questo un problema, è più sulla carta, no? Di cui non si preoccupa all'inizio, poi come sempre in loco. No, la curiosità di come te la cavi tu, sì. Quello col mangiare, no? No, diciamo che fino adesso non ho avuto problemi, insomma. No, anche perché è questione di pulizia, va bene, è sempre la traccia all'occidentale, la pulizia lascia molto di io da quando viaggio mi rendo conto che non ho più avuto problemi di stomaco, quindi mi sono fatto gli anticorpi, però a proposito di spezie è qualche anno che ho un po' di problemi di emorroidi, quindi secondo me sono in rete. E mia madre si mangia tutto in modo piccante, cucinale. Tutto. Ma in Messico sono piccante. Va bene, però sentiamo prima lui la domanda. Prima lui. Sì, volevo chiedere a Giuseppe 2 cose. Allora, primo, perché hai deciso di scrivere questo libro? No? Lo proponi come una specie di guida, non una guida turistica classica ovviamente, una guida che possa preparare le persone che vogliono seguire le tue orme, magari il tuo esempio come tipo di viaggio, come atteggiamento nel viaggiare. Oppure uno sfogo personale, una necessità che hai sentito di raccontare a tutti i posti. E la seconda, vista la tua enciclopedica conoscenza della, diciamo, della fauna gallipolina, soprattutto degli anni 80-90, che tra gli amici spesso ci stupisce perché ricordi episodi, fatti, aneddoti che noi magari non ricordiamo, pensi di poter anche scrivere qualcosa su questo in futuro, cambiando genere, oppure ti manterrai sulla letteratura di viaggio? Allora, Raffaele è un amico da quando eravamo entrambi minorenni, abbiamo tanti amici in comune, abbiamo condiviso tante cose per lui, quindi tra l'altro lo ringrazio perché lui è a Lecce adesso, sposato con la Cristina, è venuto questa sera a trovarci, mi fa molto piacere perché a Calibri non era riuscito a venire quando l'ho presentato, stava lavorando. Dunque, l'ho scritto perché avevo tanta voglia di scriverlo, ma l'ho anche scritto perché, partendo dalla mia esperienza, da me stesso, mi sono reso conto che viaggiando, come dicevo prima, ognuno di noi ha tanti, non voglio dire pregiudizi, diciamo stereotipi, dai, ma sono pregiudizi in fondo. E secondo me solo viaggiando ed entrando in contatto con le realtà locali, quantomeno puoi dire sì, è vero, questa è gente che non mi piace, ok? Ma nel 99% dei casi invece è proprio il contrario. Io, il mio vero scopo, ma neanche scopo, la mia speranza è che chi legge possa essere stimolato ad andare in quei posti, ma non solo per vedere quei posti, per, diciamo, cambiare atteggiamento nei confronti di tante situazioni e tornare, come dicevo prima, un individuo migliore, in quel senso, in quel senso migliore, più ricco, diciamo più ricco. Per quanto riguarda la domanda su Gallipoli, allora, inizialmente il libro erano 6 capitoli, 4 pubblicati, l'Afghanistan e l'ultimo Gallipoli, perché lo scopo era il cerchio, io sono mancato 10 anni e poi torno a Gallipoli, quindi l'autore torna nella sua città dopo 10 anni che ha visto tutto il mondo. Però quando poi ho riletto i vari capitoli,
Quello di Gallipoli non mi piaceva come è stato realizzato. No, allora, non è che non mi piaceva, secondo me ha dei picchi, è una sinusoide, ha dei picchi eccezionali, ma ce ne sono altri che sono delle cadute che senza paracadute ti fracassi tutte le ossa. E allora, sinceramente, lo voglio riscrivere, ma lo voglio riscrivere non meglio, cioè lo voglio anche cambiare, ecco. E ci vorrei mettere delle persone, però non so se poi... Fabrizio ce l'ho messo, ma ci ho messo anche Renato, che per esempio non ha avuto piacere, togli il cognome, ha detto, quindi per dire, no? Però lo voglio fare, ma ho letto, non ve lo dico se no poi dopo capite cosa voglio fare, ho letto un autore statunitense che lui ha pubblicato una tetralogia su un personaggio che ha inventato, però è uno sguardo sull'America degli anni 60. Mi è piaciuto molto un taglio che ha dato nel raccontare il contesto in cui questo personaggio vive e vorrei dare quel taglio a Gallipoli, quindi in quella maniera raccontare quello che ho raccontato, però mantenendo alcune parti che comunque mi sono piaciute, ecco. Perché comunque parlare del proprio posto di origine, innanzitutto parlare di un paese, neanche di una città, di un paese, non di uno stato. Non parli di un posto che vedi per 20 giorni o un mese, ma di un posto dove sei vissuto e che hai visto cambiare. Perché io nel 2014, quando sono tornato a Gallipoli, il primo giorno sono stato, cioè, ero contentissimo, il secondo volevo scappare, perché secondo me la mia città, io non so, faccio delle congratulazioni a chi è responsabile, perché riescono a fare sempre peggio, cioè tu pensi sempre che abbiano raggiunto il massimo, invece riescono sempre a fare peggio, se è un pregio non lo so, però ci riesco, e quindi così. Però rimango, come tutti voi, attaccatissimo, innamoratissimo del mio luogo, perché io più viaggio, più scopro la bellezza dei Gallipoli, che io paragono sempre a una donna che abbia cura di sé, che è una donna, come dire, che abbia tante attrattive e una di livello, che poi mentre gira l'angolo venga assalita da quattro bruti e ritorna mal partito da costoro. Calepoli, lo hanno detto in tanti prima di noi, quindi come Taiwan, l'isola di Taiwan vicino alla Cina è nota come Taiwan, ma l'hanno scoperta i portoghesi. Il nome che gli hanno dato è Formosa. Formosa in portoghese vuol dire bello. Durante la guerra l'isola di Formosa. E quindi se dei navigatori esperti come i portoghesi hanno, che di isole ne avevano viste, hanno detto, a quella non è più un aggettivo ma diventa un nome, io mi permetto, rischio volentieri la querela associando lo stesso ragionamento a Gallipoli, però purtroppo ci sono tante cose che non vanno. Però al di là di tutto questo, non è di questo che voglio scrivere e parlare. Ho intenzione di realizzare qualcosa, ma in una forma differente. Quindi saranno due libri? Sì, ma Afghanistan esce tra poco, quello su Gallipoli non lo so quando. Prego. Salve, mi chiamo Giuseppe Piccioli. Mi sto ritrovando... Titulie? Prego? Titulie? No. Come? No, sono parente della distilleria, insomma. So che li fanno l'Anice Piccioli, no? Sì, dico, di tutti. No, però no, sono di Legnano, sono originario di Legnano. Sei vicino, però. No, vicino, sì, vabbè. Devi capire da loro e poi da loro. E quindi, dicevo, sono molto, molto vicino al modo di sentire, di dire, perché come lui dal programma, quindi qualche cosa in comune avremo, oltre che il nome. Sono geografo dell'Università del Salento e lì si dice che la geografia si fa con i piedi. Beh, ecco, questa sera mi ci ritrovo a più, oltre che con la testa, mi ci ritrovo pienamente. Intanto ti ringrazio per aver scritto questo testo che vorrei leggere, quindi adesso sarà la volta buona. E già da adesso ti invito in due cose. La prima, voler parlare in un corso che inizia a marzo di geografia sociale dei tuoi viaggi. Il secondo, sei cooptato per farne un estratto per partecipare, si chiama Fuori dal cassetto, un concorso misto di letteratura, poesia, fotografia, così, che parla di viaggio in tutte le sue declinazioni. Quindi è gratuita la partecipazione, cortesemente cercatelo e iscriviti, perché credo che valga la pena. Prima cosa. Seconda cosa, volevo, se possibile, se mi posso dilungare 10 secondi, rispondere anch'io, un minimo di viaggio l'ho fatto anch'io, già che parlavi di Formosa, quei portoghesi sono morti, quindi non ti querela nessuno.
circa come fa Giuseppe, come fanno i Giuseppi evidentemente come viaggiatori singoli a essere, facilmente integrati appena arrivano, no? Nel tessuto sociale di quel luogo in cui vanno. Forse una disposizione psicologica che sia neanche tanto consapevole, credo che possa staccare quasi il biglietto dell'autosalvamento, cioè quando uno arriva in un luogo sa che tocca a lui, sa che non deve entrare in albergo e rimanere 4 giorni e non essere a contatto con le persone, quindi si può interessare delle foto dei monumenti. Quando invece vai in un posto in cui, la mia esperienza, Taiwan, te ne vai nel nord-est di Taiwan, dove la scogliera è quasi parallela con l'inclinazione a livello del mare, però da tipo l'onda oceanica che è alta 5 metri quando il mare è calmo e fa 250 metri nell'entroterra e tu stai nei 100 metri, ti prende, ti tira, ti porta e ti perdi e là sotto ci sono 8000 metri d'acqua e l'unica persona che vedi là vicino che ti sta guardando da lontano e che gli leggi già negli occhi che sta pensando questo è pazzo a stare là e si avvicina, tu già sai che gli devi parlare per spiegargli che cavolo stai facendo là, se non quello davvero pensa che tu sia pazzo. E allora io conosco il taiwanese, questa persona la prima che incontrai mi disse il taiwanese mandarino, l'unica parola che gli risposi fu il perché stavo lì, che stavo in missione per conto del museo missionario cinese che non c'è più, quindi tra di minori, a raccogliere campioni di molluschi di conchiglie, cioè da portare qui nel museo. E mi informai su come si chiamava la conchiglia in taiwanese e questo mi fece 10 secondi di parlata, capiti, se questo mi sta chiedendo che ci faccio, lui risposi, Peika, ah, Peika, vieni con me che ti porto a mangiare, vieni con me, così evito di ammazzarti, evito di ammazzarti e ti do un secchio di conchiglie. Quindi tra da una parte una questione proprio di compartecipazione a qualcosa, dall'altra un darsi e un prendere, sì, inevitabilmente. Ecco come credo che sia questo. Di empatia naturale. Però siete fortunati, almeno tu e Giuseppe, io non sono stato. Siete sopravvissuti. Siamo sopravvissuti. Ha inquadrato perfettamente la situazione. Tra l'altro Giuseppe, che ho conosciuto questa sera di persona, ci siamo conosciuti di persona, ma siamo in contatto da diversi anni. Lui non lo dice, lo dico io, fotografo subacqueo professionista, ha vinto numerosi premi a livello internazionale. E c'hai un libro che lo presentiamo qui? Libro no, però ce l'ho in testa, se volete farlo. Certo, abbiamo il proiettore, abbiamo tutto. Ah, voi. Lo facciamo come un esco. Va bene. Noi condividiamo quest'altra grande passione per le immersioni, anche se lui a livelli differenti. E tra l'altro lo voglio ringraziare pubblicamente perché sto organizzando una mostra fotografica quest'estate a Gallipoli, che è intitolata The Masters and the Others, cioè i maestri e gli altri, in cui ci saranno 8 foto di fotografi professionisti, tra cui Giuseppe, che è stato il primo ad aderire, io lo ringrazio davvero, e 8 foto di fotografi, diciamo, dilettanti, però con una certa storia alle spalle, quindi... Il museo del mare? No, al chiostro di San Domenico, davanti al bastione sostanzialmente, quindi... Carcerato nel senso del 72. Nel 72, queste erano delle persone che non avevano una casa, vivevano in 18, e 19 in una stanza senza il bagno. E allora io mi ci intromisi e li portai invece agli ACP là sopra, a Via Cagliari. Don Acapè mi fece un processo, ma sono cose che capitano. Poi lui stesso, il ministro Don Acapè, mi scagionò. Ma che c'entro io? Non c'entro nulla con il libro sui. Cioè, bella questa idea di Giuseppe. Questa sera mi pare che abbiamo, scusa Mario, io sono felice. Non siamo stati tardi per la verità. No, Alberto ha goduto, come se avesse mangiato trippa di non so quale animale, perché lo conosco da molto tempo e so che ha goduto questa conversazione, questa cosa. Com'è? È stato una cioè, il libro, guardate, è molto interessante. Io penso che a 15 euro Giuseppe lo potrà dare. Sì, assolutamente. Se qualcuno di voi lo vuole.
un'ultima cosa che ho da dire, ovviamente le domande si possono fare. C'è già questa idea di Giuseppe e le Flore, qui c'è tutta una storia qua dentro, in questo luogo e nel comitato per l'UNESCO, per il club UNESCO che si sta costruendo. Quelle delle fotografie è molto interessante. Qui dentro, se Alberto si ricorderà, credo che sia stato l'anno scorso o due anni fa, noi abbiamo avuto in questo piccolo spazio la possibilità di esporre forse una trentina di fotografie di Catherine, una fotografa del New York Times, che quando hanno usato il percorso, facendo per 2 giorni, che la caratteristica era questa, farla subito e scomparirla e toglierla subito di mezzo, perché poi quando si è saputo nell'Italia meridionale, a Napoli soprattutto, dell'esposizione di questa fotografia, quella da New York ci dice: di questa volta che abbiamo fatto a Lecce, quelli a Napoli non sapevano nulla, a Reggio Calabria non sapevano nulla. Il piacere, diciamo, delle persone che vivono in questo luogo, che frequentano questo luogo, non è di chiassare, di fare chiasso, ma di godere, come questa sera abbiamo goduto, diciamo, gli interventi di Giuseppe. Io chiudo il mio intervento dicendo una cosa: sono alla conoscenza di questo uomo, non riesco ancora a capirlo, mi perdonerà lui in primo luogo, perché quello che fa è per me un mistero, Giuseppe ha detto un'altra cosa, è un mistero, cioè sì, è vero, voi dite questa storia dell'empatia, tu dai quello ti dà. Ma non lo so, probabilmente si tratta di cose eccezionali, di persone eccezionali. Cioè nella vostra mente, sicuramente nella mente, io ho insegnato per 40 anni psicologia, queste cose qui, nella vostra mente c'è qualcosa che non sta nella stragrande maggioranza delle menti degli altre persone. Cioè, come dire, del dolore, per esempio, diceva, quella non sente dolore perché alta la soglia, evidentemente c'è una soglia di incoscienza, chiamiamola così, talmente alta che tu ti metti sotto una spiaggia con un'onda che può arrivare di 5 metri, oppure tu che te ne vai su queste montagne sperdute con una guida con la quale appena appena sai scappare una paura. Ma Afghanistan e Gallipoli io lo aspetto, perché ho già letto qualche pagina, qualche capitolo di Afghanistan, e lì la storia è più complicata, ma è chi mi ama, oppure che è molto più complicata, quindi aspettiamo questa cosa. Se ci sono altre domande, io vi ringrazio tutti per essere intervenuti, grazie davvero. Sì.